Io mi chiamo Nicola Puccinelli, sono un capitano dell'Arma dei Carabinieri, attualmente comando la compagnia Carabinieri di Pavullo nel Frignano, che ha responsabilità su tutta la montagna modenese. Ci può essere un'indole di fondo, ma credo che non si nasce imparati, come si dice. Io penso che ci debba essere la voglia, la determinazione, la costanza, la capacità di mettersi in discussione sempre. Poi il comandante, quando arriva a prendere una decisione, almeno per quanto mi riguarda, io valuto sempre, non prendo decisioni a cuor leggero solitamente. Certo, in certe situazioni, soprattutto operative, uno deve decidere in poco tempo, ma l'esperienza in questo caso aiuta, insomma, a prendere la decisione nel modo più corretto. Ma altrimenti io solitamente cerco di, non dico condividere, ma di ascoltare, no? di percepire quelle che sono le esigenze, le lamentele, i bisogni, e quindi credo, cioè arrivo a prendere una decisione non di impulso, ma valutando tutto, anche quello che pensano i miei collaboratori. Avanti! Mi hanno segnalato che sulla pista 9 c'è una persona che è caduta. Va bene, ricevuto. Okay.
dopo quando sei obbligatorio. H1 la maccione. La maccione. Carabinieri passo il lupo sul 25. Allora, il cellulare c'è da metterglielo in modalità aereo. Prendi l'altra radio del 118 e ti metti lì. Avanti per Carabinieri Charlie Echo, avanti. Vai, ascolto questa. Ah, c'è stata una frattura bacino femore, il medico ha deciso per l'elisoccorso, codice rosso, stiamo aspettando Bologna perché Pavullo era impegnato su un altro intervento. Una ragazza, 20 anni, ha dolore forte, i sintomi sono quelli di una frattura. Ci occupiamo di fare atterrare l'elicottero, mettiamo in sicurezza la pista, chiudiamo e basta, facciamo solo le manovre per far atterrare. Oggi dovrebbe essere anche abbastanza semplice, non c'è vento. Questa è la piazzola H1, anche se non è segnata, però hanno loro i loro punti GPS, è stata individuata anche come piazzola notturna. Bologna tra decollo e arrivo sui 15 minuti, Pavullo in 3 minuti arriva. Avanti Eli Bologna per Carabinieri Passo del Lupo. Noi stimiamo 3 primi. Ricevuto, stimato 3 primi. Ricevuto, siamo già in posizione. Alcune piccole regole servono per evitare gli scontri, le precedenze, evitare di fermarsi appena imboccato un pendio ripido, fermarsi ma a bordo pista, non al centro della pista, evitare di sdraiarsi laddove c'è un falso piano o comunque in una condizione tale che si possa essere dei bersagli, a volte purtroppo non visti dagli sciatori che vengono da monte, anche se lo sciatore da monte deve sempre avere la capacità di evitare l'impatto con chi è a valle. A volte non si ha bene la percezione della difficoltà e della pericolosità di andare a sciare. Se riesci, che sei nella possibilità di farlo e hai il telefono che prende, fai il 118 o 112, il numero dei carabinieri, 113, qualsiasi numero di pronto intervento, anche quello dei pompieri, qualsiasi numero, tramite le varie centrali avvisano a noi qua su oppure mettono già in moto soccorso alpino. Fermarsi in mezzo alla pista sicuramente crea pericolo. Sotto i dossi è veramente pericoloso perché c'è un cambio di pendenza, quindi un cambio di angolazione dello sci, di impostazione della sciata, e quindi lo sciare troppo veloce rispetto alle proprie abilità. Il praticante, lo snowboard, ha sempre una curva cieca e quindi ha una certa difficoltà a rendersi conto dell'eventuale sciatore che è a valle. Chi precede uno sciatore o uno snowboardista
deve sempre avere una andatura e una capacità di poter fermare o rallentare o deviare la sua traiettoria in base alla traiettoria dello sciatore e alla velocità dello sciatore e dello snowboardista a valle. Attenzione carabinieri, passo del lupo. Avanti per i carabinieri.